Buongiorno! Avete dormito bene? Con una mosca che vi ha dato un po' fastidio? Vero? Allora, andiamo al mare. Vanessa, come stai? Che avevi mal di pancia stamattina? Stai bene? Ragazzi, guardate! Che belli, Anastasia! E come mai hai i capelli così ondulati? Ho fatto ieri e ce n'è una qui e oggi li ho sorti, però guarda chi è la giacca. Sono bellissime, sono stupendi e stai bene, sembri quasi me che sono tutta ricciolina, vedete? Sono ricciolina anch'io, no, non si vede. Ok, dai, mettiamoci il costume che raggiungiamo degli amici, va bene? Dai, Vanessa! Guardate. Cosa? Eh sì, aspetta, Cos'è? wow! Non so Sono i che suoi questo capelli perché gli ho botte fatto prima una che ho foto. messo. Bellissimo. Paperina! Later. State facendo colazione. Dai, bimbe, ci dobbiamo muovere, che dobbiamo andare al mare. Brava, amore, bravissima. Ho già messo. E Te sei ancora in ciabattine. pigiama. E anche ciabattine. Oh, che carina che sono! Cosa mangi? Mumu? Buono, Mumu. E tu, amore? I taralli a colazione. Sì, che vabbè, le nostre colazioni vengono fatte a Io volevo orari. quello lì un po' più grande, però prendo quello lì piccolino. Sì, ti ho preso quello piccolino perché quello grande non lo finisci mai. Piuttosto ne mangi due piccolini se hai tanta fame, ok? Va bene. Muoviamoci. Dai un altro budino. Va bene. Grazie. E poi vuoi il panino al prosciutto da Sì. portare in spiaggia? No, io ce Anch'io. O con la l'ho. Questa è mortadella. la mia fettina. Quello dell'altra volta ti è piaciuto? Quello panino al salame che abbiamo comprato l'ultima volta che siamo andati al mare. Sì. Non sai di cosa sto parlando, Vane? No, quello con il panino buono. Sì. Sì, quello salame, Sì. aperto, sì, Ok, quello bimbe, adesso potrei far vedere a tutti mamma Romina arrabbiata. Io voglio andare al mare. Vanessa, alzatevi da qui e andate e vai a scegliere il costume. La borsa è sul divano di là. Andiamo. Vane, dai. No, basta, cambiati. Vai a prendere quello giallo. Dai, che è più bello. Allora, dai, cambiati, mettiti questo. Dobbiamo ancora andare a. Infatti, ma metti quello giallo, è così bello. Ma ho capito, ma è una settimana che lo metti. Ne hai i costumi, eh? Anastasia. Dai, bimbe, io voglio mangiare innanzitutto un bel panino col salame, che ho fame. Dai, fammi una sorpresa. Allora, ragazzi, scrivete nei commenti. Fai vedere i costumi di Vanessa, Anastasia. Fate, fagli vedere i costumi che hai. Sì, di quando avevi qualche mese, però secondo me ti va. Ah, Anastasia, questo volevo dirti l'altro giorno. Potresti mettere questo costumino a Chiara, la bambola. Hai capito? Dai. Allora, questo che è un po' difficile da far vedere come verrà indossato. Poi questo. Questo qui è bellissimo, molto anni 70, a me piace un sacco. Sì. Sì, poi facciamo vedere quando Sì, se no Chiara se beve l'acqua del mare quanta pipì fa. gli scappa Sì, e a casa da sì. sola non la può fare. Ok, l'hai fatto vedere quello giallo, sì. E questo è quello azzurro che Vanessa adora, a me anche, perché Vanessa sta molto bene l'azzurro e è leggermente grande. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti se preferite il costume azzurro, il costume giallo o il costume leopardato, non si vedono molto bene. E tu nel frattempo invece mi fai una sorpresa, giusto? È troppo grande, hai ragione. Mammina pensava fosse più piccino il costume. Dai, vi voglio fuori tra pochi minuti. Amore, hai scoperto subito le nuove sedie del bar e ti sei già incastrata dentro. Che bella che sei, ma lo sai che questi capelli sono stupendi? Ah, mi fai un disegno, veloce che dobbiamo andare al mare, giusto il tempo di aspettare tua sorella che è sempre lenta. Cosa ci disegni? Chi? Chissimissi. Il rosso per fare la faccia carina.
poi, beh, non ci abbiamo quel colore. Che colore stai cercando? Il nero, però. Il nero non c'è? Il nero prendiamo la giugna, va bene lo stesso. Ma sì, amore, ma chi si missi, vuoi che importi se la fai arancione o nera? E qui cosa fai? Aghi waghi. Ma che capelli stupendi, amore. Ragazzi, scriveteci nei commenti se vi piacciono i capelli di Anastasia, se la preferite mossa o liscia. Io la adoro così. E tu, Ani, come ti preferisci? Così? Così? Sì, faccio vedere anche aghi waghi rosso. Dai! Sì, e anche sì. Verde, cioè giallo. Ah, l'hai già disegnato? No, no, nelle banche. C'è anche arancione. Nelle bancarelle aghi waghi c'è di tutti i colori. Sì, anche arcobaleno, sì. Tutti i colori. Faccio tutto arancione anche io. Ecco, carino, vero? Molto, amore. Ah, ma devo fare il braccio. Fa vedere. Fatto, perché ho fatto due gambe e un braccio. Un braccio, ecco. Poi vi faccio vedere anche aghi waghi rosso. Guarda già intanto, mamma. Che belli che sono, amore. Sai che sembrano tanti polipetti? Che... colorati? Che... Facciamo anche quello arcobaleno. Dai! Quello arcobaleno facciamo grande. Ti piace già? Sì. Io tua sorella quando arriva la uccido. Non arriva mai. Ma perché è così lenta? Da chi ha preso? Io per fare una cosa ci metto. Oh, che vento! Chissà la gatta dove è andata? Lei sarà lì dove era prima. Ah, dici? Può darsi, ha mangiato, eh? Ecco. Guardate già la faccia. Wow, manca che solo questo pezzo. Ma questo è oro. È oro. Sì. Ma ragazzi, però un attimo, andiamo a vedere la gattina. Non c'è? Senti, non è che magari ha mangiato ed è andata a fare i bisognini? È perché anche lei fa i bisognini. Magari è uscita un attimo, poi torna. Vediamo, qua non c'è? No, non c'è. Oh, finalmente! Grazie, amore, ti sei messo il costume che volevo io. Fammi vedere come sei bella. Hai visto che sono arrivate le sedie nuove? Ti piacciono? Sono belle? Come? Per fare colazione anche. Ah, certo che si può fare colazione là sopra. Telecamera, mi fai morire. Dimmi. Faccio vedere perché Vanessa ha messo quel costume. Tu non venire, deve salire fuori a prendere la chiave. Vieni. Ah, vengo io? Sì. Dietro questo. Gliela avevi nascosti. Sì, andiamo via. Chi ci spinge? Dai, ma non ti arrabbiare, è solo uno scherzo. Ma guarda che stai benissimo con questo costume. Andiamo fuori che prepariamo la borsa del mare e andiamo in spiaggia, dai. Dai, Vane. Ragazzi, ma anche voi litigate dalla mattina alla sera con vostra sorella o fratello? Loro per ogni cosa litigano. Glielo scrivete per favore nei commenti, che non mi devono far impazzire, che siamo anche in vacanza e voglio un po' di relax. Grazie. Ma cosa stai facendo? Un disegno. Allora anche io, dammi un foglio. Hai 3 secondi. 1, 2 e 3. Ok, dai. Io. Non ho già disegnato. Un attimo. Prendiamo il foglio. Ok. Che cosa fai, Vane? Faccio un aeroplano. Ok, veloce, perché io voglio andare al mare. Vi è chiaro? No. Mettetevelo in testa. L'hai fatto? Fammi vedere. Ma dove si è? Dove l'hai lanciato? Dai, ci siamo quasi. Ultimo giro, No, no, dov'è? Oddio, Vane! Vane!
Vanessa! L'hai lanciato sull'albero! Vabbè, lascialo lì e adesso andiamo al mare. No! Cosa no? Dai! Vuoi arrampicarti per prenderlo? Sì. Ma ascolta, fai attenzione però, non farti male. Vale. Vale, devi essere super veloce. Intanto il nostro aeroplanino è ancora lì. Mamma? Sì? C'è un problema. Che problema c'è, Vane? Mi sono impigliata con la resina. Come ti sei impigliata? In che senso? Ti sei incollata? No! Veramente? Non riesci più a togliere il piede? Ma non ci credo. L'aiuti tu? Io non so che cosa bisogna fare per toglierla dalla... per staccarla dalla resina. Lo faccio io. Vabbè, Anima, facciamo una cosa. Andiamo al mare e lasciamola lì. Guarda che la stavo no, dai, mamma. Dai. No. Allora, ragazzi. Noi lasciamo Vanessa appesa all'albero, sì. Vero, Ani? Sì. Ce ne andiamo al mare, visto che lei ha lanciato... Mamma, guarda. Ma guardate, ragazzi. Ma tu cosa ci fai qua? Dov'è la ciabatta? Hai sfilato il piede dalla ciabatta e sei venuta via. Brava, complimenti. Bravissima. E l'aeroplanino invece è rimasto ancora lì. E vabbè, pazienza. Se arriverà una folata di vento lo farà volare. Guardate, però si è un po' rotto. Si è rotto, Aki Wagi. Che bello, tutto colorato. Proprio come quello che c'è nelle bancarelle. E poi c'è anche qui. Bravissima, amore. Dai, ragazzi, io voglio andare al mare. Vanessa, vai a cercarti un altro paio di ciabatte. Quella lì poi quando torniamo dal mare ci pensiamo. Magari si stacca da sola. Il video finisce qua. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un pollicione in su. E non lanciate mai gli aeroplanini di carta. Ciao.